Buonasera e benvenuti alle nostre iniziative del Centro Culturale Milanese e della Fondazione Lepanto. Io sono Massimiliano Prati, il presidente del Centro Culturale Milanese. Stasera abbiamo un illustrissimo ospite, oltre al professore De Mattei, il professore Christine. E, prima di iniziare il dibattito, volevo farvi presente che all'ingresso troverete sempre un piccolo tagliandino, se volete compilarlo mettendo il vostro indirizzo, e così vi avviseremo per le prossime iniziative. Inoltre abbiamo sempre a disposizione Radici Cristiane, chi desidera può prendere una copia o abbonarsi all'ingresso. Ultima comunicazione, l'Associazione Tradizione Famiglia Proprietà farà domani sera, giovedì 4 alle ore 21 presso la loro sede di Via Lentasio 9, una bella conferenza sulle insidie dell'omosessualità oggi. E verrà il professor Cameron a tenere la conferenza. Quindi un tema molto interessante e un'occasione da non perdere. Stasera parleremo di Europa e la decadenza dovuta proprio a questa situazione odierna, non tanto perché siamo in campagna elettorale, quindi non lungi da noi dare indirizzi, ma dar spunti di riflessione a tutti voi, così poi a metà maggio, a fine maggio, vi ricorderete come orientarvi per il voto. Il professor Renato Christine è docente di filosofia teoretica presso l'Università di Trieste, ha recentemente pubblicato questo libro, I padroni del caos, che troverete all'ingresso, molto interessante, io l'ho letto, veramente un'ottima lettura, e oltretutto scritto con uno stile semplice, in maniera tale che chiunque possa leggerlo con agilità. Non è un libro per gli addetti ai lavori. Il professor De Mattei, già vicepresidente del CNR e preside di facoltà dell'Università Europea di Roma di Storia, se non sbaglio, vero? Voi lo conoscete perché ormai è un abitué presso questa sala, e poi ci risentiamo, riprendiamo il discorso al momento delle domande, spero che siano molto ricche. Ecco perché adesso abbiamo poco tempo e l'argomento è veramente ricchissimo. Passo la parola al professor De Mattei e poi subito dopo il professor Christine terrà la sua relazione. Grazie. Non arriva. Allora se non arriva proverò a parlare senza credo che si sente la voce, non in fondo. Veramente sono veramente lieto di avere questa sera il professor Renato Christine, che, come avete sentito, è illustre studioso, è professore all'Università di Trieste, è stato anche direttore dell'Istituto di Cultura Italiano di Berlino, e si è trovato quindi in contatto con tutto l'ambiente difficile della cultura tedesca, che conosce molto bene, uno studioso del filologo Husserl. E autore di molti libri, tra cui quello che questa sera indirettamente presentiamo attraverso la sua voce. Pensavo che la voce fosse sufficiente, ma io non devo dire molto di più di questo, salvo dire che questa conferenza è la terza che noi svolgiamo dall'inizio da ottobre a Milano, un'altra ne faremo sicuramente nel mese di giugno. L'idea di queste conferenze è quella di stabilire un momento di incontro periodico, quindi circa ogni due mesi vedersi. Abbiamo volutamente scelto un ambiente ristretto come questo, siamo grati all'amico Massimiliano Prati che ci ospita in questa sede, proprio perché un ambiente raccolto, un ambiente tranquillo in cui riunire un gruppo di amici
fedeli che ci possono seguire per quello che potremmo definire un percorso intellettuale è più importante della grande conferenza, come talvolta è anche opportuno fare. Ma io credo che in questo momento ciò di cui più abbiamo bisogno è avere dei punti di riferimento, delle linee di orientamento e anche una certa formazione che ci eviti di commettere degli errori, perché noi ci troviamo a combattere una battaglia difficile. In questa battaglia è molto importante conoscere la natura del nemico contro cui combattiamo. Se questo non accade, la battaglia si potrà difficilmente combattere, si rischia di commettere degli errori. E quindi noi attraverso queste conferenze vogliamo stabilire una sorta di filo conduttore, di percorso coerente che permetta di stabilire un ambiente umano, un ambiente intellettuale e quindi, diciamo, al di là del contenuto delle conferenze, che ogni volta è importante, l'argomento che trattiamo questa sera è un argomento di grande importanza, io credo che sia anche molto importante incontrarci, rivederci e creare questo ambiente quasi familiare comune. Volevo solo quindi ringraziarvi di questo e rinnovare, diciamo, l'invito a chi vuole poi rimanere in contatto con noi a seguirci attraverso la rivista Radici Cristiane e anche altre iniziative di cui troverete dei volantini all'ingresso, all'entrata, come la prossima università d'estate che, come ogni anno, svolgeremo a fine luglio a Subiaco vicino Roma e naturalmente la Marcia per la Vita qui. Abbiamo, come già altre volte questa sera, Virginia Codannunziante, la presidente della Marcia per la Vita. Non so se ci sarà tempo alla fine, mi farebbe piacere che ci dicesse anche lei due parole su questo argomento. Ma non voglio rubare altro tempo e quindi do subito la parola, ringraziando ancora il dottor Prati, do subito la parola al professor Cristina. Permettetemi di ringraziare il Presidente Massimiliano Prati e il Professor Roberto Di Matte Mattei per l'invito e anche di ringraziare per l'accoglienza, perché le parole del Professor Roberto Di Mattei sono state, oltre che molto esplicite, anche molto, molto graziose, relative all'accoglienza che mi riguarda naturalmente. E quindi doppiamente grazie. E a proposito di accoglienza, il test è necessario, è indispensabile all'inizio per capire, per prendere le misure, come si dice. Sì, certamente. E, dicevo, a proposito di accoglienza, io ho ricevuto mi sono stati assegnati, diciamo, due titoli per questa conversazione, per questa relazione. E due titoli entrambi molto, molto interessanti e dal mio punto di vista anche estremamente stimolanti. Il primo diceva: dall'accoglienza al caos, una civiltà minacciata, e ho iniziato a ragionare in quella direzione naturalmente. Il secondo titolo, che è quello dell'invito ufficiale, dice invece: la geopolitica del caos, la civiltà europea al crepuscolo. Ora, le variazioni sono minime e contribuiscono ad arricchire il quadro del discorso che vorrei sviluppare ora. Qualche giorno fa mia moglie Claudia mi ha informato che una ventina di anni fa era uscito un libro intitolato Geopolitica del Caos, scritto da un giornalista, Ignacio Ramonet, spagnolo di nascita, il quale, orientato a un'impostazione antioccidentale e politicamente, possiamo dire in termini molto generici naturalmente, di sinistra, il quale teorizzava, oltre alla decrescita
e alla genesi di un movimento che poi egli ha fondato, che si chiamava un movimento anticapitalistico chiamato ATTAC, teorizzava positivamente la crescita di un caos geopolitico, titolo Geopolitica del caos, di un caos geopolitico come una sorta di obiettivo a cui una certa sinistra movimentista doveva mirare, perché implicava una perdita di peso della potenza degli Stati Uniti e dell'Occidente in generale, e implicava anche una conseguente frammentazione multipolare del mondo e delle relazioni internazionali, e quindi un esito che aveva anche come implicazione una sorta di disgregazione delle strutture non solo istituzionali ma anche e soprattutto diciamo extra istituzionali, delle strutture profonde di carattere sociale e morale dell'Occidente, e appunto la cui disgregazione veniva salutata come un punto di partenza indispensabile, come un buon punto di partenza per una nuova costruzione mondiale. Invece, tornando al titolo, ripeto, ringrazio ancora sia il Presidente sia il Professor De Mattei per aver individuato questo titolo Geopolitica del caos. Il titolo invece, nelle intenzioni nostre, posso parlare credo a nome di tutti e tre in questo caso, dice che il caos è un risultato negativo, e cioè il prodotto della impotenza delle istituzioni, e parlo delle istituzioni occidentali, europee in particolare, è un sintomo della decadenza della nostra cultura. Posso aggiungere che a proposito di caos si potrebbe parlare come del segno più drammatico della crisi attuale della civiltà europea. Allora cercheremo di vedere, di capire meglio insieme di che cosa si tratta, che cos'è il caos che è stato al centro delle mie riflessioni nel libro appunto intitolato I padroni del caos, e che è al centro del titolo di questo incontro. Da una ventina d'anni a questa parte la geopolitica, che rimango ancora sulle linee guida del titolo, la geopolitica intesa come i rapporti di forza tra le nazioni è stata sempre più fortemente influenzata, almeno per quanto riguarda l'Europa e l'Occidente in generale, dalla pressione migratoria, una pressione migratoria soprattutto di origine asiatica e africana. E proprio perciò vorrei soffermarmi, in queste brevi considerazioni, vorrei soffermarmi su questo problema, sul problema cioè della pressione migratoria come strettamente collegata al concetto, all'idea e al fenomeno del caos, come punto focale, dicevo, per comprendere il senso della decadenza, quindi il rischio della decadenza della civiltà europea. Migrazione significa naturalmente, o pressione migratoria significa naturalmente immigrazione, se noi la consideriamo dal punto di vista, diciamo, della ricezione di questa, o del punto di destinazione, punto o punti di destinazione di questa pressione, certamente. E immigrazione significa allora un fenomeno che ci pone dinanzi a un dilemma, a mio avviso, quello che chiamerei il dilemma dell'accoglienza. Che fare? Accogliere o respingere? Accogliere e quindi, senza alcun dubbio, rispettare principi e valori che nel corso dei secoli, molti secoli, hanno positivamente influenzato la civiltà europea, l'Europa come insieme di nazioni, come insieme anche spirituale, quindi in questo senso accogliere, oppure respingere, e quindi oggi operare per salvaguardare
quell'identità la quale nel corso dei secoli si è formata, l'identità appunto europea. Quindi parlo di dilemma, non in modo superficiale, ma proprio perché dinanzi ai due corni del problema, accoglienza o respingimento, noi ci troviamo dinanzi a un autentico dramma della civiltà, potremmo dire, ovvero un autentico dramma della civiltà europea. La soluzione di questo dilemma, a mio avviso, sta nel adottare con tutte le cautele, teoriche, tutte le consapevolezze morali, il secondo punto, il secondo corno, per dir così, di questo dilemma. Perché se noi esprimiamo, naturalmente in forma estremamente iperbolica, ma lo faccio non a caso all'interno di un contesto e di una situazione che Roberto De Matteo ha definito poco fa come familiare, certamente amichevole, esprimerei, dicevo, in forma estremamente iperbolica la soluzione di questo dilemma con un'ulteriore domanda, o meglio, con un ulteriore problema. Quando accogliere i migranti significa espellere gli italiani? Ora, è evidente che si tratta di un'iperbole, come tutte le iperboli, va chiarita. Espellere non significa un movimento esattamente contrario rispetto a quello dell'accogliere, quindi significa qualcosa che di fatto, fisicamente, materialmente ci può coinvolgere, ma significa certamente, questo sì, marginalizzare. Allora, ecco perché quel dilemma può essere sciolto, può essere risolto in questo modo, ovvero optando non per quella accoglienza della quale il paradigma del politicamente corretto ha fatto uno dei suoi vessilli più forti di questi ultimi tempi, di questi ultimi anni. Quindi il dilemma dinanzi alla realtà, non più soltanto dinanzi a problemi di carattere teorico, anche di carattere morale se vogliamo, ma dinanzi alla realtà effettiva che tutti noi stiamo vivendo, il problema si risolve in questo modo, il dubbio svanisce. Oltre un certo limite l'accoglienza diventa impossibile, diventa cioè autolesionistica. E allora, se l'accoglienza al di là di un certo limite diventa autolesionistica, e se questa forma, diciamo, di autolesionismo potrebbe essere contemplata anche da coloro che la sostengono, cioè che sostengono cioè l'accoglienza, allora dietro al fenomeno altrettanto forte della spinta immigratoria o della spinta migratoria, al fenomeno cioè che spinge per l'accoglienza, si può vedere, si può ritrovare una sorta di autolesionismo, ma su questo ritorneremo. E dicevo che allora la soluzione che propende per l'accoglienza diventa dannosa per l'identità europea, perché questo grande fenomeno migratorio avrà con il tempo, senza alcun dubbio, come conseguenza un progressivo insediamento di ingenti masse provenienti appunto da Asia e da Africa, che sosterranno inevitabilmente una tradizione o svariate tradizioni diverse, in alcuni casi anche antitetiche, a quella occidentale e a quella europea in particolare. E quindi, se sempre da un punto di vista culturale e anche spirituale noi possiamo parlare in questi termini, cioè di progressivo spostamento
del baricentro e quindi del progressivo spostamento dei rapporti in senso positivo, in senso, se si potesse dire così, buono, di forza, ecco che allora arriviamo a qualcosa come, cito, una sostituzione dei popoli europei. Perché cito? Perché credo una decina d'anni fa uno scrittore intellettuale francese, Renaud Camus, pubblicò un libricino intitolato Le Grand Remplacement, la grande sostituzione. La grande sostituzione intesa proprio come una previsione, come una sorta di monito in realtà anche, che egli ricavava appunto dall'analisi, dall'osservazione, infatti basta guardare in realtà per rendersi conto, dall'osservazione delle conseguenze, anche soltanto in forma all'epoca embrionale, di questa immigrazione di massa. E ha parlato appunto di sostituzione, di grande sostituzione. Termine che in realtà ha un copyright diverso, no? In un certo senso, non dal punto di vista non concettuale, ma dal punto di vista terminologico, perché nel 2001 la direzione popolazione della direzione popolazione di un dipartimento dell'ONU, e cioè del Dipartimento Affari Sociali ed Economici, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, elaborò un progetto di riequilibrio demografico mondiale nel quale si parlava di immigrazione sostitutiva, di precisamente di replacement migration, di migrazione o immigrazione sostitutiva. Quindi la parola sostituzione in relazione alla immigrazione è stata elaborata appunto dal Dipartimento Affari Sociali ed Economici dell'ONU addirittura nel 2001 con un appunto rapporto estremamente dettagliato e al tempo stesso estremamente preciso, ovvero si trattava di spostare, come se si trattasse di giocare con oggetti più che con persone naturalmente, spostare masse da luoghi iperpopolati, al tempo stesso molto, molto deficitari dal punto di vista economico e sociale, in luoghi invece forse non meno popolati, ma sicuramente di gran lunga superiore dal punto di vista economico e sociale, e in questo modo cercare un riequilibrio, un riassetto dal punto di vista demografico. Quindi si parla di sostituzione, grande sostituzione o sostituzione, anche da quell'altro punto di vista, non soltanto dal punto di vista di coloro, Renaud Camus è uno fra questi, e io certamente fra costoro, appunto da parte di coloro che invece temono che vi possa davvero essere una sostituzione dell'identità europea. Ora però questo concetto di sostituzione, che a mio avviso è del tutto appropriato, è stato recentemente investito indirettamente ma in modo estremamente pesante, inusitatamente pesante vorrei dire, da un fatto che si è inserito con estrema violenza in questo tema e nel dibattito che lo riguarda. Mi riferisco all'attentato contro la moschea o le moschee, non so se ricordo bene, in Nuova Zelanda. Un attentato che il terrorista ha accompagnato con alcune deliranti dichiarazioni e con riferimenti espliciti alla teoria della grande sostituzione, forse nemmeno avendo letto accuratamente il libro di Camus, ma non importa, ma con questo riferimento. Ora, condannare senza alcun dubbio l'attentato nella stessa misura con cui abbiamo condannato gli attentati islamici in casa nostra e mi sembra cosa ovvia, ma in questo caso la condanna a mio avviso deve essere doppia, perché con quella azione, con quell'attentato, il terrorista ha non solo ucciso decine di innocenti, e su questo non c'è alcun dubbio e su questo la condanna è, ripeto, inevitabile,
ma ha anche danneggiato tutti coloro che in modo invece del tutto pacifico e razionale ritengono che ci sia il rischio concreto che sul medio periodo vi sia una sostituzione dei popoli europei, della loro cultura e della loro identità. Ecco, quindi dobbiamo recuperare il senso autentico di questa nozione, se vogliamo ragionare su in questi termini, cioè della sostituzione come rischio, naturalmente, e proprio perché altrimenti potrebbe essere, per così dire, permettetemi l'espressione quasi giuridica, usata contro di noi, cosa che invece dobbiamo assolutamente cercare di evitare. E che fare dunque? Cioè, come ci si pone dunque, come ci si potrebbe porre dinanzi a questo problema, al fenomeno, ripeto, sul quale sto ragionando come punto focale per capire il senso della decadenza della civiltà europea? Cosa fare? Una risposta, per esempio, mi è parso essere arrivata un paio di mesi fa dall'arcivescovo di Milano, il quale, in occasione di una omelia, rispondendo indirettamente a questa domanda, cioè che cosa facciamo, ha dichiarato che bisogna accettare la sfida dei flussi migratori, perché, e adesso cito non dal testo ufficiale che non sono riuscito a reperire, ma dalle cronache, perché questi flussi migratori interrogano, cito, e sfidano tanto la Chiesa quanto la società, perché si tratta di un fenomeno destinato per sua natura a segnare le nostre relazioni e il rapporto fra le culture e i popoli, introducendo cambiamenti inediti dai quali non è più possibile prescindere. E fin qui, diciamo, l'analisi, la fotografia della situazione. Da questo angolo visuale mi pare che la conclusione sia ovvia, e infatti tale è stata la conclusione dell'arcivescovo. Bisogna cogliere i flussi, bisogna imparare a viverli. Cito, bisogna apprendere a rigenerarci e a creare nuovi soggetti attraverso l'incontro e la contaminazione con nuove esperienze e nuove visioni del mondo. Fine della citazione. Ripeto, citazione da articoli di cronaca, quindi col beneficio naturalmente del dubbio. Ecco, direi che questa risposta è in piena sintonia con la Chiesa di Papa Bergoglio, perché direi che la Chiesa di Papa Bergoglio, apertamente, anche legittimamente per certi aspetti, ma certamente apertamente, sostiene e promuove il meticciato di etnie e di culture. E quindi, da questo punto di vista, la risposta alla domanda che cosa facciamo dinanzi a questa situazione è arrivata dall'autorevolissima voce dell'arcivescovo di Milano, mi sembra una risposta in perfetta sintonia con la linea della Chiesa di Papa Bergoglio, ovvero la linea del pontefice. E quindi cosa fare ancora? Un'altra risposta ho trovato sempre recentemente nelle cronache istituzionali, un'altra risposta viene dall'Unione Europea, in particolare da un braccio armato dell'Unione Europea che è la Commissione, la quale dice, in un rapporto di poche settimane fa, dobbiamo rendere il Global Compact, sapete perfettamente che cosa sia, il Global Compact dobbiamo renderlo obbligatorio. Dobbiamo renderlo obbligatorio anche per quegli stati che non l'hanno sottoscritto, cioè renderlo vincolante come se si trattasse di una direttiva della Commissione. Ora, sapete bene, il concetto di direttiva e il concetto di Commissione sono una sorta di simbiosi, no? Per cui la Commissione emana direttive e gli stati sono tenuti ad accettarle, solo che finora quelle direttive, quanto talvolta estremamente pesanti, penalizzanti, eccetera, dico la Bolkestein per dirne una,
sono certamente discutibili, per fortuna sono state anche, possono anche essere respinte in certa misura fino a un certo punto, eccetera. Però qui si tratta di una sorta di direttiva che riguarda molto di più che so, un aspetto del, del libero mercato. Ebbene, in questo rapporto, insomma, la Commissione ha inteso e intenderebbe agire per quanto riguarda il Global Compact con una direttiva, obbligando appunto anche i paesi che non l'hanno sottoscritto ad accettarlo. E quindi è vero che la Commissione fra 3 mesi, quant'è che si, a fine maggio si vota, diciamo che ai primi di luglio la Commissione, o al tutt'al più dopo l'estate, la Commissione verrà cambiata, speriamo radicalmente cambiata, però intanto come diceva il Presidente poco fa, naturalmente alle viste c'è anche un'occasione elettorale, non da poco. E quindi quella è un'altra risposta al problema: cosa facciamo? Utilizziamo e adottiamo il Global Compact, quel patto globale sulle migrazioni che sostanzialmente impone l'apertura dei confini, anzi, iperbolicamente detto, implica il superamento del concetto di confine, perché le frontiere in quel documento vengono concepite e poi utilizzate come passaggi, spazi di transito. Questo è, diciamo, detto in forma estremamente sintetica, un po' brutale, il Global Compact. E allora cosa facciamo? Come ci rapportiamo nei confronti della pressione immigratoria e del fatto dell'immigrazione? Con quale atteggiamento, con quale sentimento, oltre che poi con quali strumenti operativi, con quali scelte, con quali opzioni concrete, politiche e non soltanto politiche, anche morali? L'anno scorso il Censis aveva diffuso il risultato, e sono sempre nella serie di possibili risposte, cioè che cosa sta accadendo nella mente degli italiani. Aveva diffuso il risultato, dicevo, di un'inchiesta secondo la quale la parola chiave del 2017 per gli italiani era rancore. Beh, sappiamo come vengono condotte queste inchieste, anche da organismi autorevolissimi come il Censis, e quindi si possono curvare, si possono modellare, plasmare. Che gli italiani abbiano al primo posto come parola chiave il sentimento, il senso e il concetto di rancore, io lo trovo francamente discutibile, dubbio e probabilmente anche falso, però di fatto, diciamo, il Censis ha stabilito che così era. Non a caso intorno a questo concetto, rancore, guardate bene, un concetto forte, vuol dire risentimento, vuol dire livore, acredine, senso di rivalsa nei confronti di, a causa di situazioni pregresse, a causa di supposti sgarbi, eccetera, eccetera. Dicevo, a proposito di questa inchiesta, non a caso gli organi di stampa del politicamente corretto si sono sbizzarriti, è stata un assist, come si dice in gergo sportivo, straordinario, perché a quel punto, faccio solo un esempio, il direttore del Foglio ha subito parlato di un algoritmo del rancore che circolerebbe oggi in Italia. Un algoritmo del rancore vuol dire, mi permetto di citare, mi permetto, diciamo, di abusare della vostra pazienza per citare 4 righe da quell'articolo di Cerasa, vuol dire che l'agenda delle priorità degli italiani è in qualche modo, da quel punto di vista, drogata dal rancore. Cioè, tutto quello che noi sentiamo, vogliamo, percepiamo come popolo italiano in generale, o come maggioranza, meglio dire, degli italiani in generale, e come sistema politico che rappresenta o rappresenterebbe quella maggioranza, tutto ciò che da lì viene sarebbe come, diciamo, falsato da quel senso di rancore sordo che starebbe alla base. Per cui vogliamo prendere una decisione politica? Ma sarà sicuramente sbagliata, eccessiva, perché rancorosa. La tesi di Cerasa è la seguente:
vi approfitto della vostra pazienza. Un'opinione pubblica, quella italiana, che ha certificato la sua scomparsa nella misura in cui è diventata volontariamente o involontariamente portavoce di un unico sentimento. L'opinione pubblica sarebbe diventata, qui il, secondo il direttore del Foglio che si collegava all'indagine del Censis, condizionata appunto da un unico sentimento, cioè quello del rancore. E infine la stoccata politica, cito ancora. Quando un paese si ritrova a essere governato dai professionisti della percezione e dagli algoritmi del rancore, quel paese rischia di avere politici interessati a occuparsi più della forma che della sostanza, più della fuffa che della realtà, più dei problemi inventati che dei problemi reali. Ecco, quindi, che fare? Abbiamo avuto, io vi ho presentato, vi ho così illustrato alcune risposte, tutte sbagliate, dal mio punto di vista quantomeno, tutte sbagliate. L'Italia sia pervasa da un sentimento di rancore è probabilmente una immagine, se non addirittura una ossessione del politicamente corretto e dei suoi agenti, ma tutto mi sembra, meno che noi gli italiani, la maggioranza degli italiani, di qualunque condizione, di qualunque latitudine, sia percorsa da questo sentimento. Io vedo piuttosto un sentimento di dolore piuttosto che di rancore di fronte alla realtà. Guardiamo la realtà ci colpisce, ci ferisce, siamo addolorati di questa realtà, altro che rancore. Il rancore sta bene a, forse al Censis, sicuramente a quei giornalisti, sta bene al politicamente corretto. E allora, se dovessimo continuare sul filo di questo ragionamento, diciamo, da non seguire, se noi siamo pervasi da un sentimento di rancore, è evidente che è necessario che ci sbarazziamo di questo sentimento e che optiamo per il primo corno del dilemma che avevo presentato all'inizio, cioè per l'accoglienza, ma l'accoglienza non così di poco conto, non l'accoglienza di pochi numeri, l'accoglienza totale. L'accoglienza cioè che sostanzialmente viene auspicata, per esempio, dal Pontefice. Un'accoglienza integrale. Ecco, quell'accoglienza integrale, però, se vale il ragionamento e la tesi che ho esposto in precedenza, la mia tesi che ho esposto in precedenza, e cioè che l'accoglienza significa autolesionismo, evidentemente allora è necessario fare leva non sul sentimento del rancore che non esiste, bensì su un altro sentimento che purtroppo esiste e che spesso si vede all'opera, cioè il sentimento che potremmo chiamare dell'odio per se stessi, dell'odio verso se stessi, del disprezzo verso se stessi. Appunto una forma più raffinata dell'autolesionismo, ovvero la forma teorica che dà poi vita all'autolesionismo come fatto concreto, come fatto pratico. Questo odio verso se stessi è una malattia spirituale che si è diffusa in Europa, in particolare nel Novecento, che però può avere effetti mortali per l'Europa stessa, la quale, malattia mortale diciamo, o può essere analizzata in quattro fasi. La prima corrisponde a una genesi lontana, e potremmo definirla una genesi che, a partire da una autocomprensione dell'uomo occidentale, penso a Montaigne per esempio, si è poi successivamente, parte nell'illuminismo, successivamente poi nel nazismo ottocentesco, si è consolidata. Quella è, a mio avviso, la prima genesi, quindi la prima fase, la genesi lontana di questa malattia. La seconda è una prima ripresa di quella genesi negli anni 30 e 40 del Novecento, corrispondenti sostanzialmente agli inizi e al consolidamento del processo di decolonizzazione. La secolarizzazione è un'altra questione.
è il processo di decolonizzazione. Una seconda ripresa poi negli anni 60, che è esplosa nel 68, e infine una attuale ripresa che coincide con la crisi migratoria, la crisi immigratoria. Quindi, allora, a proposito dell'odio di sé e quindi di questo sentimento, sì, che è stato diffuso, propagato e rafforzato sicuramente attraverso le quattro fasi che vi ho indicato, come in molti altri episodi, come in molte altre situazioni. A proposito dell'odio di sé, credo che il politicamente corretto abbia oggi estrema necessità di fare perno, di fare leva su questo sentimento, che è un sentimento anche diciamo di autocolpevolizzazione, una colpevolizzazione che l'Europa da secoli, almeno diciamo, a partire dall'illuminismo, cerca di diffondere. Questo sentimento di autocolpevolizzazione, dicevo, deve essere cavalcato dal politicamente corretto, perché altrimenti il sentimento, l'opinione pubblica, lo spirito europeo assume invece una direzione contraria, assumerebbe invece la direzione del recupero della tradizione. Allora, vedete, da un lato c'è qualcosa come l'autocolpevolizzazione, attraverso la quale, nella quale si interpreta criticamente, anzi negativamente, in modo, diciamo detto così, sostanziale, l'opera della civiltà europea, l'opera nei confronti degli altri popoli, delle altre aree, degli altri continenti, naturalmente. E dall'altro lato invece avremmo che cosa? Il recupero della tradizione, perché se non accettiamo l'autocolpevolizzazione, allora siamo, tra virgolette, orgogliosi della nostra tradizione e quindi la vogliamo recuperare, la vogliamo difendere. Quindi da un lato allora abbiamo una tendenza alla dissoluzione dell'identità, che è veicolata dall'autocolpevolizzazione, dall'altro lato invece abbiamo la prospettiva, l'indicazione in direzione del recupero della tradizione, della difesa cioè dell'identità. Ed è proprio su questo punto, quest'ultimo punto relativo all'identità, e qui mi fermo immediatamente per ragioni anche di tempo, su questo punto relativo all'identità, che credo noi possiamo non solo rispondere concretamente alla domanda che cosa dobbiamo fare, che cosa possiamo e dobbiamo fare, ma al tempo stesso possiamo anche, su questo punto dell'identità, possiamo anche delineare quali sono i nostri compiti per l'immediato futuro, cioè come riorganizzare la nostra autocomprensione, la nostra comprensione della identità europea. Mi fermo. Vi ringrazio della parola. Grazie professore. Lei ha toccato in maniera magistrale tantissimi argomenti che ci vorrebbe una conferenza per ogni argomento. Veramente la materia è vastissima. Una riflessione, lei ha citato il nostro arcivescovo, Monsignor Delpini, che riprende questo discorso dal suo predecessore, il Cardinale Scola, già arcivescovo di Milano, che teorizzò il meticciato culturale, ovvero che bisogna andare incontro agli altri popoli, loro ci danno la loro versione della vita e noi offriamo la nostra e poi li mettiamo insieme e salta fuori una nuova civiltà. Però il compito della Chiesa, che nessuno vieta, che uno può accogliere chi desidera, e la Chiesa deve farlo, perché sono comunque sempre persone, però il primo compito della Chiesa, io accolgo questi migranti, però devo dargli la cosa più importante, Cristo, quindi evangelizzarli. Dopodiché i laici possono far benissimo l'accoglienza, c'è la Croce Rossa, si può fare tutto questo, ma il primo compito della Chiesa è l'evangelizzazione, l'assistenza, la solidarietà, eccetera, lo possono fare benissimo altre organizzazioni. A
questo punto lascio spazio a loro signori. Chi desidera fare domande? Silenzio. Argomento, ecco, prego. Non mi sono preparata, ho visto. Ad alta voce, così si sente bene, grazie. Non sono preparata a fare domanda, ma ce ne sono due. Una, non crede lei che più che questo arrivo dipenda più che da una volontà di problema demografico, basato su un problema demografico, come diceva, sia invece un tentativo da parte del mondo islamico di invadere l'Occidente? Questa è la prima. La seconda, se posso permettermi, io ho letto con grande interesse quello che il professor De Mattei ha mandato, un articolo di Monsignor Schneider, il quale dice appunto che il Papa non è la Chiesa. Lei prima ha detto la Chiesa del Papa, e allora ecco, volevo un po' di chiarimenti su queste due cose, se posso. Grazie. Colgo l'occasione per salutare il dottor Camilleri, che vedo sul fondo della sala. Benvenuto. Altre domande, così poi... Ecco, prego signora. Non è proprio una domanda, ma mi sembra che il professore si è fermato sul più bello. Quando parlava di come organizzarci, come ci organizziamo, da che parte partiamo, cosa facciamo? Noi poveretti, perché siamo quattro gatti. No, siamo tanti, sì, però silenti. Tanti ma silenti. Tanti silenti. Io tra le mie conoscenze posso parlare di cose così con lui e con lui. Cioè, conosco tanta gente. No, scusi. Bene. Sì. Altre domande? Prego. Io vorrei fare una domanda anche qui, mi ricollego un po' quello che ha detto la signora, nel senso che su queste tematiche vedo da un lato la posizione, come dire, progressista, aperturista, e dall'altro, in assenza di una figura pastorale forte come poteva essere Ratzinger o altri papi precedenti, il fatto che ci siano posizioni di chiusura ma non ispirate chiaramente al cattolicesimo, quindi abbiamo probabilmente di fronte un confronto tra due posizioni opposte, ma che in entrambi i casi il ruolo del cristianesimo è marginale. Esiste una soluzione, c'è una possibilità di riprendere in discorso dal punto di vista cristiano, oppure vivremo una stagione politica dove queste tematiche verranno affrontate da movimenti comunque non cristiani? Purtroppo la politica riflette la decadenza o la gloria della Chiesa Cattolica, il mondo occidentale lo riflette. Quando c'è stata la rivoluzione francese, che ha dato un colpo fortissimo alla Chiesa Cattolica, la politica è decaduta immediatamente, e poi tutte le altre religioni che erano tollerate in Francia si spensero immediatamente, perché la Chiesa Cattolica trascinava tutto il resto. Se lei ha assistito alle altre conferenze tenute dal professor De Mattei, sia sul 68 e il transumanesimo, abbiamo fatto un percorso che giungiamo fino ad oggi su questo, per dare una spiegazione al suo quesito. Altre domande? Prego. In che misura, volevo chiedere al professore, è possibile o ci sono dei dati che possono far pensare che dietro a questa imposizione quasi dell'invasione ci possano essere dei motivi economici, per esempio il fatto di rendere tutte le popolazioni europee omogenee e quindi come consumatori indifferenziati, ecco, avete capito penso il concetto, ma ci sono dei dati che possono sostenere questo dubbio, questo sospetto. Raccogliamo ancora una domanda. Sì, io volevo chiedere qualcosa di simile a quello che è stato appena chiesto, cioè chiedere al professore di tornare un attimo indietro, dato per scontato che abbiamo capito che c'è questo disegno di sostituzione dei popoli europei, qual è lo scopo di chi lo sta perseguendo? Cioè se si può diffondere un attimo a spiegarci nella sua visione, qual è lo scopo ultimo di questa sostituzione di popoli che è stata messa in moto? Facciamo ancora un'ultima domanda. C'è? Niente. Allora, dividerei le risposte. Prima il professor... Sì? Va bene.
la prima domanda, da quel lato sì, certamente. Allora, alla sua prima domanda la mia risposta è sì. Adesso cerco di articolare cosa significhi, cosa voglio dire con sì. La domanda è, dietro e all'interno di questo movimento, di questa pressione immigratoria, non vi è una sorta di spinta da parte islamica? La risposta è sì, certo, certo che c'è una tendenza all'islamizzazione. Questa tendenza però, dal mio punto di vista, è una tendenza sui tempi lunghi, tempi molto lunghi, perché la stessa concezione del tempo e della storia nel pensiero islamico, nel mondo islamico, permette a loro di guardare al di là, molto al di là di tempi storici, dei quali invece noi abbiamo un altro tipo di pressione, di concezione. E quindi la risposta è sì, senza alcun dubbio, e di conseguenza è anche in quella direzione che dovremmo cercare di attrezzarci culturalmente, soprattutto per capire la natura del fenomeno e capire le conseguenze di questo fenomeno, conseguenze che sono dinanzi agli occhi di tutti nel momento stesso in cui in Europa, non tanto in Italia, o comunque non solo certamente in Italia, ma in altri paesi in modo eclatante, vediamo che si sono ormai insediate dell'enclave di tipo giuridico addirittura, non soltanto di costume o di religione, addirittura di tipo giuridico islamico. E quindi certo che sì, ha perfettamente ragione. Sulla seconda questione, direi, ho usato l'espressione chiesa di, perché il pontefice, si voglia o meno, rappresenta la Chiesa, e quindi di conseguenza c'è una sorta, no, c'è la possibilità di individuare un nesso molto stretto, e quindi usare questa espressione, sulla quale però poi il professor De Mattei credo che potrà dirci qualche cosa di specifico, subito oppure un po' dopo, ecco, perché è un'espressione sulla quale appunto si può discutere e sulla quale bisogna ragionare. E la seconda domanda riguardava una sorta di dimensione concreta, la dislocazione concreta, su che cosa si può ragionevolmente fare. E ancora una volta però questo aspetto concreto deve essere preceduto, veicolato addirittura, da una riflessione di carattere culturale, cioè da una autocomprensione, non perché non abbiamo una sufficiente autocomprensione, ma perché dobbiamo davvero confrontarci non soltanto con ambiti che sono operativi nella nostra società, ma con un paradigma culturale, questo sì, che possiamo definire il politicamente corretto, il quale non può essere sottovalutato, e con il quale ci si può confrontare, ci si deve confrontare soltanto ad armi pari, e le armi sono di altissima raffinatezza culturale, di altissima competenza culturale, altrimenti noi lasciamo spazio al caos che il politicamente corretto vuole, dice di voler governare, ma invece vuole soltanto diffondere. Una terza domanda relativa al progressismo e alla presunta assenza della Chiesa, io mi limiterei a osservare che il carattere, diciamo, pervasivo del progressismo è sotto gli occhi di tutti, e lo vediamo in qualunque circostanza, anche nel fine settimana scorso, per esempio, in cui abbiamo l'utilizzo di qualsiasi evento, di qualsiasi manifestazione, uso il termine manifestazione non in quanto manifestazione di gruppo, ma espressione teorica, anche soltanto teorica, che osi contraddire il politicamente corretto, cioè il progressismo.
e dal punto di vista della Chiesa, non credo che la Chiesa sia assente, credo che, uso il termine Chiesa in questo caso associato con il suo pontefice, con il nostro pontefice evidentemente, credo che vi sia una spinta molto forte a introdurre in Europa quella prospettiva teologico-politica che è rappresentata dalla teologia della liberazione, e questo risponde a un obiettivo, oltre a rispondere a una genesi di formazione teologica e spirituale e culturale e politica del pontefice, corrisponde anche a un preciso obiettivo. C'è poi un'ulteriore domanda sulle implicazioni, per dir così, economiche, o meglio sulle possibili cause economiche. In questo caso, se noi pensiamo che la pressione migratoria ha molteplici cause ed è veicolata non soltanto da Occidente, cioè diciamo sostanzialmente dall'ONU, ma è veicolata anche dalla nostra più grande alterità spirituale e religiosa, che è l'Islam, e in questo caso non credo che vi siano elementi di carattere, fattori intendo, di carattere economico che la determinino, ma sono fattori millenari di carattere, possiamo dire così, spirituale, ideologico, politico, rapporti di forza, strettamente politico. E poi un'ultima domanda è relativa allo scopo, da quella parte ho registrato un intervento relativo allo scopo, che cosa ci si prefigge, o che cosa la immigrazione, il favorire l'immigrazione si prefigge. Beh, direi che racchiudendo in una parola la finalità è quella della estensione illimitata del dominio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non più soltanto sul piano delle relazioni fra le nazioni o fra i gruppi di nazioni, ma addirittura sul piano delle relazioni culturali, anzi delle identità culturali e spirituali. Là è, diciamo così, l'obiettivo ultimo di quell'operazione. Pertanto un governo mondiale. Ecco, l'Europa cristiana era nata sulla piattaforma, sulla struttura dell'impero romano, e quindi la legge di Dio, il mediatore, la Chiesa, il popolo di Dio, e tutti abbiamo delle certezze. Dopo la morte, inferno, paradiso. Anche chi si comportava male, ma aveva delle certezze. L'agnosi, per poter distruggere questo ordinamento, utilizza un principio, il solve, cioè distruggi tramite il caos e poi ricostruisci, non più col sigillo di Dio, ma col sigillo dell'uomo. Quindi, poi il professore, essendo storico, è meglio di me preparato in materia, c'è stata la prima rivoluzione, quella della riforma protestante, la seconda, la rivoluzione francese, riforma protestante, non più chiesa ma sì Dio, la rivoluzione francese, non più chiesa, non c'è più Dio, l'uomo è il padrone di se stesso. Poi per poter arrivare alla terza rivoluzione ci sono dovute essere due guerre mondiali che hanno distrutto e hanno tolto la speranza, il caos proprio, che ha distrutto completamente il mondo antico, quello costruito sull'ordine cristiano. E la terza rivoluzione è stata quella del 68, una cesura su quello che si poteva fare moralmente, distrutta ogni ancora morale, in maniera tale che non avendo più principi e il caos avendo trionfato, quello che anche l'uomo laico non credente pensava di fare, perché, cioè in poche parole, mi sono spiegato male, l'uomo non credente
che si comportava in una determinata maniera soltanto per una consuetudine sociale, col 68 viene a cadere. Quindi tutto ciò che fino a qualche anno fa era impensabile socialmente, oggi è ammesso. E questa è stata l'ultima rivoluzione. Adesso con l'immigrazione entreranno altri popoli, ma non come quando crollò l'impero romano, che poi trovarono delle persone, certo, ormai la civiltà era in esaurimento, però avevano la fede e gliela donarono. In questo caso arrivano e trovano persone disorientate, spaventate, anziane, che credono a qualunque cosa passi e pertanto diventeranno il padrone di questo mondo con le loro tradizioni. Non potremo dargli niente. E questo ci deve portare a riflettere, perché è una situazione veramente gravissima. E soprattutto di coinvolgere i giovani e informarli, informare di questa, di cosa dovete fare, come dovete fare, resistere, principalmente da cattolico posso dire con la preghiera e l'azione. Poi ci sono tante, ognuno può pensare nel proprio piccolo, fare promozione e diffondere questa tesi, di poter resistere a questo piano inclinato che lentamente porta verso l'abisso. Ora il professor De Mattei risponde alle domande che ha fatto la signora, poi invito Virginia Codannunziante che ci darà due parole su quanto è avvenuto a Verona. Due parole non solo diciamo di risposta a qualche domanda, ma anche di sviluppo di qualche idea venuta dopo aver ascoltato la relazione così densa del professor Cristina. Intanto sono stati citati due arcivescovi di Milano, cardinale l'arcivescovo del Pini e cardinale Scola. Io aggiungerei anche il cardinale Martini, perché fino dalla fine degli anni Ottanta il cardinale Martini ha parlato della positività delle migrazioni. Lo dico perché nel 1990, se non sbaglio, il Centro Culturale Lepanto pubblicò un libro dal titolo 1902 sogni si succedono, la costruzione e la distruzione, in cui si citava proprio qualche frase del cardinale Martini sul tema della migrazione come strumento positivo, diciamo, di caos. Il professor Cristina ha introdotto un concetto, a mio parere, molto importante, quello della sostituzione, che è un concetto peraltro fatto, presentato dalle Nazioni Unite. Ecco, è importante capire che qua si tratta di una duplice sostituzione, cioè da una parte c'è una sostituzione che potremmo definire biologica, cioè si sostituisce biologicamente, concretamente, un popolo con altri popoli. Dall'altra parte, sotto un certo aspetto più importante, c'è una sostituzione che è invece culturale, morale, religiosa, spirituale, cioè una sostituzione di civiltà. Questo progetto di sostituzione avviene in due modi, cioè non avviene solo attraverso le migrazioni, le invasioni, ma avviene anche attraverso un altro strumento, che è quello del decremento demografico artificialmente suscitato negli ultimi 50 anni dalle stesse forze che favoriscono la sostituzione. E quindi abbiamo visto il crollo demografico dell'Europa e dell'Occidente grazie soprattutto all'aborto, alla contraccezione, ma a una, più in generale, a una mentalità antinatalista. Ma dall'altra parte un decremento che più che demografico potremmo definire un decremento intellettuale e morale, che è il processo di aggressione alla identità culturale e spirituale dei popoli d'Europa. Questo progetto di sostituzione è fine e mezzo allo stesso tempo. Perché qual è il fine? Beh, il professor Cristin ha detto giustamente che si tratta, ha fatto un accenno all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Naturalmente dietro l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è un mezzo provvisorio, precario, c'è un'utopia di una repubblica universale
in cui sarebbero annullati e poi fusi i popoli, le razze, le religioni, una specie di magma, ma non è direi neanche questo il fine ultimo. Il fine ultimo è proprio la distruzione della Chiesa e della civiltà cristiana, perché non dobbiamo dimenticare che la guerra in corso è solo una fase, una tappa di una guerra che potremmo definire cosmica, perché si apre dalla creazione dell'universo, dalla caduta dei primi angeli, durerà fino alla fine del mondo, che è una lotta tra il regno delle tenebre e il regno di Dio e il regno della luce. Sono le due città di cui ci parla Sant'Agostino nel suo capolavoro La città di Dio. Ecco, di fronte a questo quadro, che è un quadro drammatico e che fa sorgere legittimamente queste domande, ma che siamo quattro gatti, è stato detto, che cosa possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo capire che noi dobbiamo opporre qualcosa di esattamente contrapposto al progetto della sostituzione, e quindi è necessaria una rinascita al tempo stesso biologica, demografica, ma soprattutto una rinascita culturale e spirituale. Non dobbiamo farci sostituire, dobbiamo difendere, è stato detto giustamente, la nostra identità, quella nostra identità che è la tradizione, che in particolare è la tradizione cattolica. E qui cade però la distinzione fondamentale fra la Chiesa, che è una realtà pura, santa, immacolata, senza errore, senza peccato, che attraversa i secoli, che percorre i secoli fino alla fine del mondo, e gli uomini di Chiesa, che non sono necessariamente né perfetti né impeccabili, che possono errare e possono peccare, anche ai vertici. Certo, quanto accade raramente nella storia che le supreme autorità della Chiesa possano cadere in errore, ma accade, è accaduto nella storia, può accadere, e allora noi dobbiamo tenere presente che il Papa, perché Papa Francesco si è parlato, è il vicario di Cristo, non è il successore di Cristo. Cristo non ha successori. Gesù Cristo è il fondatore della Chiesa ed è colui che regge e guida la Chiesa fino alla fine dei tempi, e ci ha assicurato di essere con noi, con ognuno di noi, ogni giorno, senza eccezioni, cioè non c'è un giorno in cui possa mancare la sua assistenza, fino alla fine dei tempi e fine della storia. Quindi il Papa non è il successore, è il vicario, è il rappresentante sulla terra, verso cui noi dobbiamo avere il massimo rispetto proprio per l'autorità di questa carica, ma non dobbiamo cadere negli eccessi di certa papolatria che si diffonde soprattutto tra coloro che a parole predicano questa specie di culto nei confronti del Papa, salvo poi nella vita privata di vivere in totale difformità con quelli che sono i principi della Chiesa. E allora se questo è vero, dobbiamo tenere presente che il fatto che siamo quattro gatti è una, se vogliamo, una tentazione, è qualcosa che ha una importanza secondaria, perché se ciò che è in gioco è la verità della nostra fede, la verità anche storica della nostra cultura, della nostra tradizione da una parte, e dall'altra parte una marcia propulsiva verso il caos, verso una distruzione che però è anche autodistruzione, perché il processo rivoluzionario avanzando è come una malattia che si nutre del corpo del malato che si vuole distruggere, come un cancro che vive delle cellule che poi progressivamente vuole distruggere, e quindi la marcia verso il caos è destinata a infrangersi contro un sia pur piccolo resto di verità e di bene che sopravvive. Quindi quello che è importante dal nostro punto di vista è curare la integrità di questo bene e di questa verità che sopravvive, perché la verità, che non è un'opinione, che non è la mia opinione o la vostra opinione, ma la verità è Dio stesso, la verità è il nostro Signore Gesù Cristo, che di sé ha detto: io sono la via, la verità e la vita. La verità ha in sé una forza fenomenale, ha una fecondità, ha una potenza che non può conoscere
che non può conoscere limiti. Quindi io credo che noi dobbiamo, pur di fronte al dolore che, come è stato giustamente detto, non possiamo non provare, talvolta a tentazioni di angoscia che ci possono venire davanti al contesto storico nel quale siamo immersi, dobbiamo essere però spiritualmente ottimisti, perché abbiamo una forza che ci è data dalla verità in cui crediamo. E il fatto stesso che siamo qui, che parliamo, che ci diciamo queste cose, il fatto stesso che sentiamo un desiderio di reagire, di fare qualche cosa, questo desiderio non può che venire da Dio stesso, il quale non mette nel cuore degli uomini dei buoni desideri, quando i desideri sono buoni, come questi di cui stiamo parlando, perché è un desiderio di difendere la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra civiltà, la nostra fede. Ecco, questi buoni sentimenti, questi buoni pensieri, questi buoni desideri non possono che venire da Dio, e Dio non mette nel cuore, lo diceva Santa Teresina, desideri impossibili. Se Dio mette nel cuore questi desideri è perché sa che questi desideri, nei tempi e nei modi che la Divina Provvidenza prevede, potranno essere realizzati, saranno realizzati. Che cosa possiamo fare? È niente di più e niente di meno di quello che ognuno di noi è in grado di fare. Dice una bella sentenza del Concilio di Trento, una sentenza che è un dogma di fede del Concilio di Trento: Dio non ci comanda di fare cose impossibili, non siamo tenuti all'impossibile, l'impossibile non dipende da noi. Dio ci dà una legge e ci dice questo è il Concilio di Trento che lo stabilisce: fai tutto quello che puoi, e per ciò che non puoi prega e affidati a Dio. Dio farà la sua parte, noi facciamo la nostra. La stiamo facendo questa sera, la facciamo noi che siamo da questa parte del tavolo, ma la fate voi con la vostra presenza, con il sostegno che ci date, e andiamo, io credo, tranquillamente avanti. Non retrocediamo nella lotta, perché combattere è già vincere, e quindi ci sentiamo tranquillamente vittoriosi, succeda quel che succeda. E una prova di questo, io vedo che siamo già oltre i tempi limiti, quindi, visto che Virginia Codenziante è stata chiamata, le direi però di essere telegrafica e di dirci due parole, più che sul congresso di Verona, che riguarda il passato, sulla marcia della vita che riguarda il futuro. Grazie. Lo faccio da qui brevemente, no, ma penso che sentono così con la voce, però si sente in fondo. Sì, sì, una voce più forte. Penso che un'occasione proprio di fare qualcosa di pratico, anche quello che è stato chiesto, cosa possiamo fare. Ecco, l'evento della marcia per la vita è una di queste cose pratiche, concrete, che anche noi possiamo realizzare, collegato molto bene con quello che è stato fatto tutto il discorso di oggi, che anche è stato detto, no? La crisi demografica profonda che viviamo in tutti i nostri paesi, cioè l'Occidente in generale, è dovuto principalmente a una cultura di morte, no? Che ci hanno imposto, e che ha forse, oltre al fatto che si fanno meno figli, ma anche proprio il concetto dell'aborto, che poi adesso sta procedendo con l'eutanasia, ma anche si sta preparando con l'infanticidio, no? Perché stanno già preparando le leggi su questo. Per cui, ecco, questo è un modo in cui noi possiamo effettivamente reagire. Cioè, la marcia per la vita vuole essere un segnale in questo senso. Cioè, noi vogliamo che... Il 18 maggio. No, la marcia per la vita è il 18 maggio e si svolge ogni anno. Questa sarà la nona edizione che si svolge a Roma. Il 18 maggio perché è in prossimità della legge sull'aborto, che è stata votata il 22 maggio del 1978. Dal 78 oggi abbiamo avuto solo in Italia 6 milioni di bambini abortiti, e per cui diciamo è un'intera generazione, e questo continua anno dopo anno. Allora, questo è un qualche cosa su cui noi vogliamo e dobbiamo intervenire, almeno per far vedere che c'è un popolo che reagisce, che non accetta che queste leggi
che Papa Benedetto chiamava le leggi ingiuste, no, possano andare avanti senza nessuna reazione. E la legge 194 è una legge profondamente ingiusta, alla quale appunto noi non possiamo dare nessun credito e dobbiamo fare di tutto per abolirla in toto, cioè non ci possono essere mezze misure su questo genere di legge. Dobbiamo combattere contro l'eutanasia, che adesso stanno preparando in Parlamento, perché il dibattito è già iniziato, e dobbiamo anche prepararci al fatto che ci vogliono piano piano togliere il diritto di parlare, togliere il diritto di dire queste cose. E perché con questo penso che sono degli aspetti molto importanti, la libertà di espressione. Abbiamo qui in sala Giorgio Cenzi, ecco, lui solo per aver messo un cartello davanti alla Mangiagalli, un cartello in cui semplicemente si esprimeva il valore, la bellezza della vita, ebbene lo hanno fatto togliere perché solo questo dava fastidio a tutto un certo genere di ideologi, che sono anche del campo medico, in cui non volevano che arrivasse alla donna un messaggio di bellezza della vita. Ecco, da questo noi siamo immersi in questa società. Allora, la marcia per la vita vuole essere questo, vuole essere un momento unitivo, aperto a tutti, non politico, ecco, assolutamente non politico, per cui un po' la differenza con forse col convegno di Verona, per cui non politici sul palco, ma invece la società civile che esprime il proprio amore per la vita e un no chiaro delle leggi che invece vanno contro la vita e contro la legge di Dio. E la marcia appunto quest'anno sarà il 18 maggio, che è un sabato a Roma, e per cui ecco, invito sempre, è un modo per fare qualche cosa, un modo per essere presenti. E per cui, invito... Come si fa a partecipare? A partecipare basta venire a Roma, parte sul sito, ci sono dei volantini fuori, poi sul sito della Marcia per la Vita ci sono le indicazioni, ed è semplicemente dell'essere a Piazza della Repubblica, che è accanto alla stazione Termini, alle 2 del pomeriggio, per arrivare poi in marcia appunto fino a Piazza Venezia, e lì dove ci saranno delle testimonianze che daremo per la vita. Sì. Bene, grazie Virginia. Grazie Virginia. Allora, 15 secondi. Abbiamo preparato 40 giorni di preghiera e testimonianza fuori dagli ospedali in tutta Italia, dal 7 aprile al 17 maggio, per preparare spiritualmente e anche materialmente la Marcia per la Vita e metterla anche sotto la Madonna. Grazie. Grazie. Chi desidera, il professor Christine è a disposizione per una dedica sul libro che troverete all'ingresso. Grazie e a presto. Battaglia. Vediamo anche la prossima cena.